Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Negli scorsi appuntamenti dedicati all'ambizione abbiamo parlato della tonalità dell'osservazione degli armamenti. Oggi approfondiremo il discorso trattando dell'ambizione applicata alla spada. Cosa distingue il miglior spadaccino del mondo dagli altri portatori di spada? Direi tre caratteristiche. 1. Non ha rivali nell'arte della spada. 2. Non esiste nulla che non possa tagliare. 3. Non esiste lama che non possa adoperare con destrezza. Per realizzare questo sogno ambizioso, uno spadaccino deve arrivare a padroneggiare l'ambizione in ogni sua forma, attraverso l'arte della spada. Fortunatamente, ai fini esplicativi, il percorso di Zoro ci aiuta a comprendere l'argomento. Per rivestire le proprie armi di ambizione bisogna padroneggiare la forma base della tonalità degli armamenti. Anche in questo caso si parte dalla contrazione muscolare, l'indurimento o koka in giapponese, che manifesta il rivestimento. Questo non passa semplicemente sull'arma per contiguità. Quello che si trasmette è la consapevolezza che l'arma sia il naturale prolungamento del proprio corpo e quindi veicolo della propria volontà ostile. Infatti, così come si carica il proprio corpo di una volontà indistruttibile, che come abbiamo detto nel video dedicato agli armamenti, si origina dall'idea di contrarre i muscoli fino a superare la durezza dell'acciaio, allo stesso modo tutta l'ostilità si concentra nelle armi, o meglio, sulla loro superficie, fino a manifestare il rivestimento d'ambizione. Una delle tecniche basilari dell'arte della spada consiste quindi nel trasmettere nei fendenti tutto il peso, tutta la forza, tutta la volontà. Se uno spadaccino è tutt'uno con la propria spada, riuscirà facilmente a trasmettergli la propria ambizione. Ovviamente, così come riesce a creare fendenti aerei, uno spadaccino che padroneggia l'ambizione può generare fendenti aerei carichi di ambizione. Perciò la strada per diventare il miglior spadaccino del mondo comincia dalla spada. Si dice spesso che sia la spada a scegliere lo spadaccino, ma quest'ultimo deve dimostrare l'abilità di riconoscere la fattura di una lama istintivamente, magari percependo anche l'ambizione del suo creatore, e dimostrarsi così degno di impugnarla, come nel caso della Sandai Kitetsu, la spada maledetta, oppure Enma, che si prende l'ambizione di chi la brandisce, prosciugandogli le energie. Fondamentale poi è il rispetto per la propria spada. Inizialmente Zoro spezza molte lame e si ritrova a dover utilizzare espedienti di fortuna, sia perché di fattura scadente, sia perché è incapace di veicolare adeguatamente la propria forza. Successivamente scopriamo che le spade dalle lame nere sono tra le più resistenti, ma non per questo le migliori. Difatti tutte le lame possono diventare nere, ricorrendo alla tonalità degli armamenti. Ma una lama non solo deve essere resistente, deve innanzitutto essere affilata. Tagliare in due l'avversario è facile se riesci a trovarlo, e se egli ricorre alla tonalità degli armamenti basta avere un'ambizione superiore per prevalere. Ma abbiamo visto che tagliare un materiale inerte è tutt'altra cosa. Al mondo di One Piece esistono materiali molto duri, tra cui il diamante, i poneglyph e la gammatolite. Tuttavia, in ogni caso, un grande spadaccino non deve misurarsi solo con i materiali più duri, ma deve essere in grado di tagliare anche l'intangibile, come il fuoco, l'aria, la luce, perfino il cielo. Perciò, come funziona questa ambizione applicata alla spada? La forma basilare di tonalità degli armamenti viene utilizzata per irrobustire la lama, che diventa di conseguenza nera. L'irrobustimento della lama è necessario ad affrontare i continui scontri, resistere all'impatto con materiali duri e contrastare l'ambizione altrui. Tuttavia, i principi base della tonalità degli armamenti non bastano a rendere la lama più tagliente. Il taglio non è una questione di durezza, perché lo spadaccino non deve trasmettere alla lama una volontà di indistruttibilità, ma la volontà di recidere ogni cosa. A tal proposito è molto esplicativa la frase che Roronoa Zoro recita prima di sferrare il colpo con cui taglia in due pica. 9 montagne e 8 mari formano un mondo. 1000 mondi insieme formano un piccolo chiliocosmo, ed elevando il numero alla terza, non c'è nulla che io non possa tagliare. Quindi trasferendo questa volontà nel filo della spada, essa diventa in grado di tagliare ogni cosa. Questo flusso di energia, dal corpo al filo della lama, è tra l'altro una delle tecniche basilari dell'arte della spada che si insegna nella terra dei samurai di Wano. Citando le parole di Yogoro dei Fiori, qui nel paese di Wano abbiamo un potere che si può infondere dal proprio corpo alle lame della spada. Una buona spada, se necessario, può tagliare persino il metallo, ma se c'è volontà,
può non essere in grado di tagliare nemmeno la carta, dipende solo dal cuore dello spadaccino. Quindi, così come il flusso d'acqua riesce a levigare la pietra nel letto del fiume, così il flusso d'ambizione affila la lama della spada, scorrendo da essa al bersaglio, separando la materia. E con il continuo flusso di ambizione nella spada, questa può salire di grado, passando ad un livello superiore. Il fenomeno è noto come Kokuto. Kokuto significa spada nera, come sappiamo, e solo grandi spadaccini come Ryuma o Mihawk sono riusciti a rendere la lama della propria spada permanentemente di questo colore. Ad ogni modo, gli armamenti non sono sufficienti da soli a tagliare ogni cosa, perché per riuscire nell'impresa è necessario anche padroneggiare l'ambizione con la tonalità dell'osservazione. Così come accennato dallo stesso Zoro d'Alabasta, per poter tagliare la materia, sia essa indistruttibile o intangibile, bisogna innanzitutto percepirne l'essenza, la coesione tra le parti, la volontà di persistere in uno stato di unità inscindibile. Senza entrare nello specifico, più è forte il legame tra le molecole e più duro il materiale. E per poterlo tagliare bisogna innanzitutto percepire, individuare e visualizzare questo legame per poterlo recidere, sprigionando un'energia superiore a quella che lo sostiene. Questo chiaramente si applica agli oggetti solidi, perché tagliare l'intangibile appare un po' più complicato. Ma per fortuna abbiamo l'esempio della Kitsune Biryu di Kinemon, una tecnica spadaccina basata sul dominio delle tonalità dell'osservazione degli armamenti. Per sprigionare e tagliare la fiamma, il leader dei Foderi Rossi deve innanzitutto percepire l'aria intorno a sé come una materia che esiste e pertanto possiede una consistenza, ricorrendo all'ambizione con la tonalità dell'osservazione. Irrobustendo la propria lama di ambizione degli armamenti, Kinemon produce frizione, muovendo la lama contro la resistenza dell'aria, fino a produrre la fiamma, che può essere sostenuta dal flusso d'ambizione. Parimenti, per riuscire a tagliare la fiamma a un'esplosione, Kinemon deve innanzitutto percepirla come materia tangibile, con una propria volontà distruttiva, per poterla recidere e spazzar via con un fendente che rilascia un potente flusso d'ambizione. Ma come sappiamo, oltre alla tonalità degli armamenti e dell'osservazione, c'è anche quella del re conquistatore. Uno spadaccino per combattere non ha bisogno di padroneggiare questa tonalità. Ma è indubbio che colui che aspira a diventare il miglior spadaccino del mondo debba possedere una volontà incrollabile per surclassare i suoi rivali, e con molta probabilità potrebbe essere anche una dote necessaria per domare le spade migliori. Ad ogni modo ci fermiamo qua per oggi. La prossima volta parleremo proprio della tonalità del Re Conquistatore. Nel frattempo vi invito a condividere questo video se vi è piaciuto, se l'avete ritenuto utile o se semplicemente vi va di farci un favore e diffondere il verbo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Fate i bravi.